Buonasera, buonasera da Onda Ticino, apertura subito, la notizia del giorno, guarisce dal Covid e riabbraccia il medico del pronto soccorso, la storia, lieto fine, vede protagonista un 53enne di Castel di Sangro. Sentiamo tutto nel nostro servizio. L'emozione è palpabile nel piazzale del nosocomio di Castel di Sangro per l'abbraccio tra medico e paziente e il miracolo di una sanità che compie le scelte giuste al momento giusto. Il 53enne di Castel di Sangro è tornato questa mattina nel presidio ospedaliero Sangrino, lì dove tutto cominciò. Era il 21 marzo 2020 quando l'uomo si presentò in ospedale con sintomi Covid, avendo bisogno di cure, dopo alcuni giorni di monitoraggio sanitario e isolamento domiciliare. Il dirigente medico del pronto soccorso dell'ospedale di Castel di Sangro e sulmonese Paolo Lombruni, in quella delicatissima fase, non confuse una normale broncopolmonite con il Covid-19, tant'è che fece accomodare il 53enne nel pre-triage per tutti gli accertamenti del caso che hanno confermato la diagnosi era coronavirus, una scelta che si rivelò provvidenziale e che oggi, a distanza di tempo, è stata apprezzata anche dal 53enne guarito dal virus, tornato alla vita di sempre. È venuto accompagnato dalla sorella, mi ha ringraziato, anche per quel momento dove si creò un minimo di imbarazzo per l'attivazione di un percorso diverso, mirato a non far entrare il paziente all'interno dell'ospedale, spiega il dottor Leombruni, particolarmente soddisfatto per la sorpresa ricevuta. L'abbraccio ideale tra il guarito Covid e il medico è uno dei momenti più belli di questa fase del post-emergenza e dimostra come la sanità e i sanitari possono fare la differenza per risolvere anche i casi più delicati. Il 53enne di Castel di Sangro deve molto anche ai medici del reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona, dove è stato preso in carico per settimane fino allo scioglimento della prognosi. È in quel momento che la terapia intensiva sulmonese ha dato prova della sua efficienza. Una bella rete e sinergia tra medici e ospedali che oggi ci porta a raccontare una storia a lieto fine. Ora torniamo sulla curiosa storia dell'ultimo dei positivi sempre in Alto Sangro, l'operazione prima del contagio, a volte il virus si annida, ma sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Un intervento chirurgico al quale si è sottoposto prima dell'emergenza pandemica che potrebbe aver complicato e allungato la convalescenza da Covid-19. La storia sui generis del 57enne di Castel di Sangro, ultimo dei positivi in paese e dell'intero comprensorio, fa interrogare non poco esperti addetti ai lavori sul perché di una permanenza del contagio così lunga. L'ipotesi più percorribile, almeno secondo alcuni esperti, sarebbe quella dell'annidamento del virus riferibile a un intervento chirurgico al setto nasale che l'uomo ha subito prima di risultare positivo al coronavirus. In pratica, le ferite che potrebbe aver avuto dopo l'intervento avrebbero creato un luogo ideale dove il virus si sarebbe annidato in maniera tenace. Tutto da confermare, sia chiaro. Alcuni sanitari del nosocomio Sangrino, ad esempio, ci vanno con i piedi di piombo, sostenendo comunque che è possibile che il virus abbia trovato campo fertile, pur non lasciando danni ai polmoni, visto che il soggetto è del tutto asintomatico. L'uomo ha contratto il virus nel mese di marzo dopo essere entrato in contatto con alcuni colleghi di banca risultati positivi al Covid-19 e quindi iniziato il periodo di degenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e di isolamento domiciliare che si è protratto ad oltranza, visto l'esito sempre diverso dei tamponi. Ieri è stato sottoposto all'ennesimo test e tutti stanno facendo il tifo per la sua guarigione. Sono 19 i casi Covid che si sono registrati in Alto Sangro dall'inizio dell'emergenza e il 57enne è l'unico a ritrovarsi ancora in isolamento domiciliare dopo 3 mesi. 17 persone sono guarite, mentre il primo dei contagiati è purtroppo deceduto, anche se le cause della morte devono essere sempre accertate dall'Istituto Superiore della Sanità. Un nuovo caso e zero decessi in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Sono stati registrati, sono al momento sono 404 i positivi ancora nella regione Abruzzo. Non abbiamo il bollettino aggiornato per quanto riguarda il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza. Questi ovviamente 404 diagnosticati da test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, Istituto Zooprofilattico di Teramo, Università di Chieti, laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Oggi, 20 giugno, è stato registrato un nuovo caso positivo e non ci sono stati decessi, mentre sono 4 i pazienti dimessi guariti in più rispetto alla giornata di ieri, 19 giugno. Ora la cronaca giudiziaria e non solo, sfrattata dalla casa parcheggio, donna sulmonese ricorre al TAR dell'Abruzzo, il nostro servizio.
Il comune la caccia dall'alloggio che occupava senza alcun titolo e lei impugna la determina dirigenziale, ricorre al TAR Abruzzo. Protagonista della vicenda è AA, donna residente a Sulmona, che dopo aver ottenuto l'archiviazione del procedimento penale ha contestato il provvedimento diramato da Palazzo San Francesco che le intime al rilascio dell'immobile comunale occupato abusivamente. La storia finisce sul tavolo dei giudici amministrativi, ma andiamo con ordine. Tutto comincia nel 2015, nell'era Ranalli, quando l'ente presenta una denuncia a querela in tribunale per l'occupazione abusiva di una casa parcheggio da parte della signora. Il filone penale si chiude con l'archiviazione del procedimento da parte del giudice per le indagini preliminari che riconosce alla donna lo stato di necessità. Il comune non si costituì parte civile, ma la denuncia, spiegano da Palazzo San Francesco, era un atto dovuto. Nessun illecito penale, come accertato dal tribunale, ma il filone amministrativo sfocia ora davanti al TAR Abruzzo dove il ricorso presentato dalla donna. Il comune, infatti, con determina dirigenziale numero 373 del 21 novembre 2019, ha intimato il rilascio della alloggio adibito a casa parcheggio, siccome occupato senza titolo, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 11/2/2020. La ricorrente ha sollevato diverse perplessità verso il provvedimento impugnato, poiché a suo dire sarebbe stato diramato per eccesso di potere, ingiustizia manifesta, carenza di presupposti di fatto e di diritto, nonché omessa notifica del diniego di sanatoria. La giunta comunale, quindi, con delibera numero 99 del 17 giugno, ha stabilito di costituirsi e resistere in giudizio contro la donna e ha dato mandato alla responsabile dell'ufficio legale, Marina Fracassi, di rappresentare e difendere il comune in ogni sede. L'emergenza abitativa è un fenomeno molto sentito in città, al pari dell'abusivismo, ma non tutte le vertenze, con tanto di virgolette, finiscono davanti al TAR. Cestini scambiati per cassonetti e giro di vite contro gli incivili perché scattano i controlli straordinari della polizia locale. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Pugno duro e soprattutto tolleranza zero. La polizia locale di Sulmona scende in campo contro gli incivili. Lo annuncia il COGESA dalla sua pagina Facebook all'indomani del ritrovamento dell'ennesimo cumulo di rifiuti in diverse zone del centro storico, la famigerata Piazza Tommasi, dietro la centralissima Piazza 20 Settembre, il parcheggio di Santa Chiara, il sottopasso che dalla circonvallazione porta al parcheggio. Ma la mappa dei rifiuti lasciati in strada è sicuramente più estesa, per questo, in queste ore, stanno scattando i controlli straordinari, anche con l'ausilio di telecamere e di videosorveglianza. Spesso sono i cestini gettacarte ad essere presi di mira, tanto da trasformarsi nei nuovi cassonetti della spazzatura, come se la raccolta differenziata non fosse mai esistita o fosse un optional. In generale, l'importo della sanzione amministrativa oscilla da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 620 euro e dipende dalla tipologia e dalla gravità della violazione riscontrata. Gli utenti a questo punto sono avvisati. Occhio alle multe. A proposito di Cogesa, nessuna battaglia personale, ma il sindaco di Pacentro Guido Angelilli insiste per il passaggio al CDA, la nostra intervista. La battaglia personale assolutamente no, è un ragionamento politico ma soprattutto volto all'interesse della società. Noi stiamo parlando di una società che adesso è la seconda nella Valle Peligna, che ha 230 persone occupate e io francamente sento il dovere di dover difendere questa società con tutte le mie forze. Difendere la società con tutte le forze significa far sì che ci sia una gestione quanto più possibile, che sia quanto più possibile oculata. E a questo riguardo ho sempre ritenuto, unitamente ad altri colleghi sindaci, che questa non è un'attività fatta sotto banco, ma l'abbiamo sempre detto a chiare lettere, che riteniamo che la gestione di una società come questa, così grande e così importante, debba essere affidata ad un consiglio di amministrazione. Ma semplicemente perché la gestione di una società da parte di un CDA plurale garantisce di più la gestione stessa rispetto ad un organo amministrativo unico, e questo al di là delle persone che lo presiedono. A parlare ai microfoni di Onda TG e sindaco di Pacentro Guido Angelilli, che esce allo scoperto la vigilia dell'assemblea della società partecipata. Il controllo analogo ha già dato indirizzo per confermare l'avvocato Vincenzo Margiotta come amministratore unico della società pubblica, ma Angelilli, tra i fautori del consiglio di amministrazione, rilancia la sua battaglia politica, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Il controllo analogo non ha mai funzionato molto bene, perché soprattutto nell'ultimo biennio viene convocato 1 o 2 volte l'anno con meccanismi che poi non portano a discutere, esordisce il primo cittadino di Pacentro che rincara.
La velocità di accesso agli atti della società in questo periodo non è certamente dei migliori. Io stesso ho fatto una richiesta di accesso. Ovviamente tutto questo è documentato, quindi non ho nessuna difficoltà, sia per il bilancio preventivo, dove non mi è stato dato tutto quello che ho chiesto, che per il bilancio consuntivo, dove non mi è stato dato tutto quello che ho chiesto, e soprattutto le specificazioni di cui ho bisogno per poter fare un'analisi consapevole di questo bilancio. E per poterlo quindi votare, non mi è stato consegnato nonostante lo abbia richiesto oltre 15 giorni fa. Questa è una cosa, io credo, abbastanza grave. Per Angelilli si tratta di una situazione grave, come pure il sindaco del Fronte del No conserva dubbi e perplessità sul bilancio da approvare. C'erano delle situazioni che riguardavano una situazione creditoria che non era stata portata, quindi la conseguenza era che noi abbiamo presentato l'anno scorso un utile. E quindi abbiamo pagato delle tasse rispetto invece ad una situazione che non era così florea e probabilmente non era nemmeno utile. Quindi era paradossale questa cosa, per questo non è stato votato. Allo stesso modo quest'anno riteniamo che ci possono essere delle criticità diciamo, dello stesso tipo, diverse nella forma, ma simili nella sostanza. Così incalza il sindaco di Pacentro, non senza fare un passaggio sulla discarica di Noce Mattei, sui miasmi che hanno portato all'apertura di un'inchiesta da parte della Procura nei giorni scorsi. Una delle mie osservazioni a bilancio di previsione è quella di ponderare la quantità di rifiuti in discarica per non superare il limite quantitativo delle 20.000 tonnellate, ha concluso Angelilli, spiegando di aver appreso dalla stampa la notizia del sequestro di una porzione del centro di raccolta. L'intervista integrale è disponibile sulla nostra piattaforma di YouTube. Intanto la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Elisabetta Bianchi, chiede subito una commissione di valutazione per il liceo classico di Sulmona. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Una commissione per il liceo classico. A lanciare l'idea è la consigliera comunale Elisabetta Bianchi, spiegando che l'iter amministrativo per il recupero del danno da sisma dell'edificio del liceo classico Ovidio in piazza 20 Settembre rischia di mancare uno tra gli obiettivi principali pretesi dalla cittadinanza dell'intero comprensorio Peligno, che è il ritorno alla prestigiosa scuola nel cuore del centro storico di Sulmone. Ad oltre 10 anni dalla chiusura, l'interesse al recupero del palazzo monumentale non può vedere sacrificata la sua destinazione d'uso. La Bianchi fa notare che è evidente che più di un errore si è annidato nella farsa degli equivoci per la quale il Consiglio Comunale deve restituire chiarezza alla città con l'istituzione di una commissione che valuti puntualmente tutti i dati sin qui emersi, poiché lo sforzo progettuale che ci aspettavamo venisse raggiunto è non solo il recupero dell'edificio in sé, ma anche quello della sua anima vitale, il tutto coniugato in termini di sicurezza per la popolazione, inclusa quella scolastica. Anche da questo sforzo, cui non intendo rinunciare, passa il prestigio della città di Sulmona, conclude la consigliera. Intanto la piazza sulmonese non esulta dinanzi a questa burocrazia lumaca. Ma ho letto stamattina su Facebook che tutta la procedura del liceo classico, ma non lo so se si deve ricominciare da capo o non finisce mai. Boh, qua bisogna rimettere i paletti, bisogna che i ragazzi tornino al liceo classico, che sono a piazza del Settembre. No, si demolisce, se non si demolisce, queste cose qua devono finire. In Italia la burocrazia non è una novità. Siamo ossessionati e siamo danneggiati da questa burocrazia, però le cose stanno così. Bisogna avere pazienza e cercare di superare questi limiti. Per il bene di Sulmona e del nostro liceo classico, io sono un ex allievo e sarei felice e onorato che il liceo classico ritorni in piazza 20 Settembre. Io da casa mia, davanti alle poste, quando andavo a Piazza di Sempre, di corsa, perché ero sempre in ritardo. A favola è una tragedia, perché veramente adesso siamo arrivati al culmine. Un parere favorevole, ma condizionato in una maniera estremamente pesante, significa aver detto un'altra volta no a questo tipo di situazione. E qua bisogna uscire da questo marasma nel quale ci siamo impegnati. Chiara presa di posizione da parte degli amministratori che devono rivendicare la necessità di una struttura strategica per il centro storico. Che ne dici? Purtroppo questo è uno dei problemi che affliggono il nostro paese. Bisogna
bisognerebbe snellire questa burocrazia, altrimenti saremo sempre punto e a capo. Troppi passaggi burocratici, troppi passaggi, troppi uffici. Bisognerebbe fare una legge per far sì che questa burocrazia venga proprio messa da parte. E termina qui la prima parte di Onda Rigi, ma noi torniamo fra qualche istante con altre notizie, fra poco. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. A Sulmona ti aspetta il supermercato Pick Up. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino tutti i giorni offerte davvero interessanti. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della persona e tanto altro. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. La qualità, la freschezza, i prezzi leggeri tutto l'anno ti aspettano al supermercato Pick Up in via Gennaro Sardi 1 a Sulmona. Richiedi la tessera fedeltà, promozioni e sconti esclusivi solo per te. Supermercato Pick Up, potete fidarvi. Ampio parcheggio gratuito. Il centro acquisti Nuovo Borgo mette al centro delle sue azioni la tutela della salute per la sicurezza dei suoi clienti. Dedicati allo shopping. I nostri ambienti sono continuamente sanificati. Al centro acquisti Nuovo Borgo è tornato il servizio di ristorazione, tutti i giorni dalle 12 alle 15, confermando i suoi standard qualitativi di sempre. Torniamo insieme ad essere il punto di riferimento per lo shopping nella Valle Peligna. Centro acquisti Nuovo Borgo, Viale della Repubblica, Sulmona. Riparti da zero con Honda. Riparti più forte che puoi con Valdo Moto. Senza rischi, in tutta sicurezza sugli scooter e sulle moto Honda. Con il nuovo finanziamento fino a 60 mesi senza interessi, inizi a pagare dopo 6 mesi con 24 piccole rate. Un esempio, finanzia 10.000 euro, paghi una rata da 100 euro per i primi 24 mesi e 211 per i 36 restanti. Offerta valida fino al 30 giugno 2020 su tutti i veicoli disponibili, salvo approvazione della finanziaria Agos. Riparti da zero con Honda, riparti da zero con Valdo Moto, Pescara e Sulmona. Una storia costruita con impegno e passione, una lunga tradizione nella lavorazione del marmo e della pietra. Nuova RB Marmi. Da 40 anni lavoriamo marmo e pietra con le tecnologie più avanzate per realizzare opere per abitazioni, arte funeraria, arredi e caminetti su misura. La nostra filosofia, tramandata di padre in figlio, è accontentare tutti i nostri clienti, sia imprese che privati, anche i più esigenti. Nel nostro showroom troverete stufe a pellet ad aria e a legna, caminetti, accessori per il giardino a prezzi super scontati. Nuova RB Marmi, zona industriale Raiano, telefono 0864 72 65 87. Da 40 anni lavoriamo marmi e pietre con impegno e passione. Siamo pronti a ripartire insieme a voi. Da Luigi Liberatore, acquista in totale sicurezza. Abbiamo sanificato scrupolosamente i locali. I nostri ampi spazi garantiscono il distanziamento sociale tra i clienti. Ingresso e uscita sono separati. Ripartiamo alla grande. Per te, sconti esclusivi fino al 50% sulle collezioni primavera, estate, uomo-donna. Luigi Liberatore, centro acquisti Pratelle, Prato La Peligna. Rispettiamo le regole. Insieme ce la faremo. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Anguria Italia a 69 centesimi al chilogrammo. Asiago DOP a 69 centesimi al letto. Pasta di semola Barilla, grammi 500, 50 centesimi. Latte cigno parzialmente scremato, litro, 79 centesimi. Biennetta agida, grammi 360, a 2,79 euro. Olio extravergine Farchioni, litro, a 3,49 euro. Riso Scotti Oro, chilo, 2 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto, grammi 250, 2,29 euro. Costatine di Agnello, a 10,99 euro al chilogrammo. Punto vendita di Raiano, orario continuato. E domenica, aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Prato La Peligna, via Valle Madonna 51. Rispettiamo le regole. Tutti insieme ce la faremo. Andrà tutto bene.
Seconda parte di Onda dei Giri, partiamo dalla lenta ripartenza del turismo sulmonese, pronti a riaprire l'ufficio turistico e i musei. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Non in anticipo né in tempi record, soprattutto per una città che vuole puntare sul turismo lento per ripartire dopo l'emergenza pandemica, ma i musei cittadini e l'ufficio turistico comunale sono pronti alla riapertura. I primi riapriranno mercoledì prossimo, mentre l'ufficio turistico, per giorni rimasto chiuso, tornerà operativo da venerdì della prossima settimana. La scelta dell'amministrazione, specifica l'assessore alla cultura e al turismo Manuela Cozzi, è stata dettata da soddisfare in primis i bisogni della cittadinanza e nel più breve tempo possibile anche quelli non secondari di una auspicabile ripresa turistica. Si ha infatti la certezza, sentiti anche gli operatori turistici, che a breve i nostri territori saranno un forte attrattore dopo il lockdown, in grado di garantire sicurezza, salubrità, relax, benessere, coniugati all'importante offerta culturale che la città può offrire. A questo scopo continuano le consultazioni con tutte le associazioni culturali, sociali e ricreative per concertare un cartellone estivo in grado di coniugare alle bellezze monumentali e ambientali una piccola animazione sia del centro storico che del parco fluviale, nel rispetto delle regole ancora in vigore per la sicurezza anti-Covid. Si ricomincia. Il lockdown della piscina comunale si riapre, ma per il momento solo all'aperto. I tempi per accatastare la struttura e adeguarla alle vigenti norme non saranno certo brevi, per questo la riapertura della piscina comunale sulmonese avverrà in due fasi, prima l'impianto all'aperto, poi l'intero complesso. Per venire incontro alle esigenze della popolazione e degli atleti, il comune di Sulmona è intenzionato a scaglionare la riapertura della struttura, tenendo conto anche della stagione estiva alle porte che impone la fruizione dello spazio all'aperto. Per questo a fine mese o al massimo i primi di luglio parte della piscina potrebbe tornare a disposizione della cittadinanza dopo il lunghissimo lockdown che si è protratto più del previsto per via del passaggio di consegne, le sorprese, chiamiamole così, dell'ultimo minuto e la sottoscrizione del contratto che avverrà a giorni. Per adeguare l'impianto e rimettere in mano a tutte le certificazioni ci vogliono tempo e soldi. Dall'altra parte c'è un'utenza che freme e la Roma Nuoto, società aggiudicataria del bando di gestione, deve insediarsi. Per questo si è deciso di ripartire dalla piscina all'aperto, tenendo conto che l'estate del Covid spinge a valorizzare quei luoghi di aggregazione esterni per svolgere l'attività fisica. Sul trampolino ci sono 8 dipendenti che devono essere assunti dal concessionario entrante, tutte le altre figure professionali che a vario titolo collaborano con l'impianto. Mentre 120 atleti agonisti e 60 atleti disabili non possono allenarsi. Una situazione che va risolta il prima possibile, fermo restando la data del 1° luglio, quando il TAR Abruzzo discuterà nel merito il ricorso presentato dal Centro Nuoto Sulmona. Ma non c'è più tempo, bisogna buttarsi, anzi tuffarsi, per rimettere in moto un settore che dà lavoro, sport e aggregazione a numerose persone. E ora le aree rurali, perché si riparte dal sostegno dei fondi europei, ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. Rilancio e sviluppo post-Covid-19 per le aree rurali, sostegno dei fondi europei per i sistemi produttivi delle zone rurali abruzzesi. Questo è il tema del web meeting organizzato dal Centro di Informazione Europe Direct Maiella in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, che si è tenuto nei giorni scorsi. Obiettivo dell'incontro: illustrare le misure che l'Unione Europea mette a disposizione degli operatori economici, in particolare degli imprenditori agricoli e di chi intende investire tempo e capacità nello sviluppo delle zone rurali, che sono la cifra caratteristica delle aree interne abruzzesi. Il meeting si è svolto in due sessioni. La prima in mattinata, dedicata agli interventi politico-istituzionali dei rappresentanti delle associazioni di categoria. I lavori sono stati aperti da Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore regionale con delega all'agricoltura. La conclusione della mattina è stata sicuramente una conclusione positiva, perché abbiamo visto interagire le istituzioni regionali con quelle locali, con quelle europee, e in questo lo Europe Direct ha avuto appunto un ruolo da collante, perché siamo stati proprio appunto noi con il nostro ufficio a riuscire a creare questi collegamenti tra l'ente Parco Nazionale della Maiella, la realtà regionale con il consigliere della Regione Abruzzo e una realtà europea con il nostro capo della Commissione europea, che ringrazio per la partecipazione, e il capo dell'ufficio in Italia del Parlamento europeo. Nel pomeriggio poi si è tenuta una sessione tecnica concentrata sugli strumenti di finanziamento, sugli incentivi e le strategie proposte dall'Unione Europea in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Quella del pomeriggio è stata sicuramente una sessione più tecnica, con la partecipazione del nostro direttore
che ringrazio del direttore dell'Ente Parco Nazionale della Maiella e del professor Cappello che ci ha illustrato un po' appunto tutta una panoramica sui finanziamenti europei e le proposte che abbiamo raccolto sono principalmente due, ossia quello su ciò su cui fare luce è la presentazione del confetto come prodotto IGP. E la presentazione dell'aglio rosso di Sulmona, che appunto, come sappiamo, è produzione 100% locale, come prodotto DOP. Per questo appunto chiediamo insomma un supporto alla Commissione europea affinché questi due prodotti possano essere qualificanti per il territorio e sulla base di questi due prodotti poi insomma ampliare la comunicazione e la filiera produttiva. Chi volesse attingere a questi fondi, come si dovrà muovere? Quali le procedure da adottare? Il nostro sportello, quindi il nostro ufficio, lo Europe Direct Maiella, offre proprio servizio di assistenza sia nella ricerca dei finanziamenti, sia in una fase successiva, qualora appunto dovessero essere individuati bandi di interesse, nella scrittura del progetto e nella presentazione. Dicembre, E quindi noi lo sostanzialmente indirizzeremo anche sui come si vari può fare? siti, cioè se si tratta di finanziamenti diretti o di finanziamenti indiretti, anche sul sito della regione, perché abbiamo una forte collaborazione anche con la regione Abruzzo che speriamo di stringere ulteriormente. Lo Europe Direct Maiella, ricordiamo, giusto per chiarezza, insomma, per gli utenti, che è presente all'interno della Rotonda San Francesco e dal lunedì al venerdì, perché dopo il coronavirus, per recuperare il tempo purtroppo che il coronavirus ci ha sottratto, restiamo aperti un giorno in più. Quindi anche il venerdì mattina saremo lì alla rotonda dalle 9 alle 13:30. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. L'amore contro la paura. Dopo il lungo lockdown che ha impedito a molte coppie di unirsi in matrimonio, finalmente, seppur nel rispetto delle regole anti-Covid, Palazzo San Francesco torna a ospitare il rito di matrimonio civile nella versione tradizionale. Un ritorno con una sorpresa da parte dell'amministrazione che, come buon auspicio, ha deciso di donare a ogni sposa un ciondolo in argento raffigurante il logo ufficiale del bimillenario Ovidiano. In questo fine settimana il sindaco Anna Maria Casini ha unito in matrimonio due coppie. Giovedì pomeriggio, Italia Bucci di Popoli e Guerino con la Luca di Sulmona, i quali hanno scelto la sala consiliare, e stamattina Federica Pacca di Sulmona e Guido Ambrosi di Chieti, che sono convolati in nozze nella splendida cornice della Rotonda di San Francesco, splendidamente allestita per la romantica occasione. Dopo la lettura consueta dei tre articoli del Codice Civile, la coppia ha espresso commossa le sue volontà di coniugarsi, coronando il suo sogno d'amore e rinviando al prossimo anno il matrimonio religioso. A queste due giovani coppie, che oggi hanno creato una nuova famiglia, aggiunge l'augurio mio personale dell'amministrazione e della città tutta come segno di ripartenza e rinascita dopo un periodo difficile. Un augurio speciale con l'auspicio che possa essere il preludio per un futuro di serenità e benessere per tutti gli sposi e per l'intera città, ha detto il sindaco Anna Maria Casini. Dopo l'emergenza, il ritorno ai matrimoni non può che essere un segnale di speranza. Prima di chiudere, vi invito sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione. Onda Rigi torna lunedì. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti, buon fine settimana, buona domenica.